Noi, cittadini di pace. Lo slogan scelto quest'anno per la 15ª Festa dei Popoli, che si terrà domenica 29 settembre, dalle ore 16 alle 21, presso il Parco Urbano dell'Irno. 20 comunità migranti che risiedono nel nostro territorio diocesano daranno vita ad una kermesse che vuole essere occasione per partecipare a momenti di incontro tra esponenti delle diverse fedi, a momenti di conoscenza e rappresentazione delle comunità e a momenti di riflessione sul ruolo di ciascuno come cittadino e promotore di pace nel proprio contesto di vita. Lo slogan di quest'anno vuole infatti richiamare l'attenzione sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nel costruire una società inclusiva e rispettosa delle differenze. Con la 15ª edizione ci ritroviamo per raccontare un po' tradizioni, culture e anche per testimoniare, ecco, lo slogan che abbiamo scelto noi, quindi l'insieme di tutti coloro che vivono il territorio, che vivono il nostro paese, cittadini, ecco, come ciascuno di noi che ha l'impegno di vivere nel proprio territorio con i diritti e i doveri di curare, ecco, anche ciò che accade, essere impegnati sotto tutti gli aspetti nella vita quotidiana della città e poi di pace, perché ovviamente, ecco, è un sentire comune la necessità di impegnarsi e chiedere anche la pace in tanti territori che sono martoriati dalla guerra. Allora, il programma, ecco, prevede che ciascuna comunità racconti la propria storia, le proprie tradizioni e culture tramite musiche, balli, poesie, quindi in quello che loro riescono a esprimere con la loro organizzazione. E poi avremo un momento anche di preghiera delle diverse confessioni religiose che invocheranno l'armonia tra i popoli e anche una testimonianza, diverse testimonianze, in particolar modo la testimonianza di Amelio Castro, un ragazzo colombiano che ha partecipato alle Paralimpiadi nella squadra dei rifugiati, che ci racconterà un po' la sua storia anche per stimolarci a vedere in altre prospettive quello che accade nel mondo. Organizzata dall'Ufficio Diocesano Migrantes in collaborazione con la Consulta dei Popoli, il Centro Missionario, la Caritas Diocesana e i Missionari Saveriani, la Festa dei Popoli, chiara dimostrazione di come in un clima di collaborazione ed interazione tra persone di lingue, culture e religioni diverse possa nascere un'esperienza feconda che rappresenta un investimento per un futuro di convivenza, è stata presentata questa mattina, 24 settembre, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza, tra gli altri, di Antonio Bonifacio, direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno Campagna Cerno e coordinatore della Consulta dei Popoli di Salerno, e dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto. Musica popolare con abiti tipici del territorio di appartenenza, racconti e poesie delle varie tradizioni popolari, momenti di convivialità e stand di artigianato saranno le proposte della festa che permetteranno a chi vi parteciperà di conoscere qualcosa di più dei gruppi etnici di Africa, Asia, America e Europa prevalentemente dell'Est che hanno scelto la nostra terra nella speranza di un futuro migliore. Allora, la Festa dei Popoli ormai è diventata un appuntamento importante per questa città che rappresenta tutti i colori che questa città ospita, quindi quando parliamo di Salerno accogliente parliamo anche della capacità di valorizzare le differenze, le varie realtà e comunità presenti sul nostro territorio. E la Festa dei Popoli ne è una piccola sintesi. Il tema della pace è un tema importantissimo, che non può essere solo affidato alla voce di padre di Papa Francesco. Ognuno di noi credo che debba avere un piccolo ruolo anche nelle nostre comunità tutti i giorni. Dobbiamo essere tutti i giorni operatori di pace nel nostro contesto, perché è un processo che va costruito quotidianamente, sicuramente non un dato di fatto. È un'emergenza, direi, in questo momento storico, con tanti conflitti aperti su vari fronti, e ribadisco, ognuno di noi deve avere un ruolo importante.